Andiamo alla fortezza della regina dei mostri. All'ingresso, comunque. Come dicevo, non ti fidi di me, Rocket? Per Groot? No, razzo! Non lascio la sua corteccia nelle tue mani, capito? Decidi tu, Peter. Sei solo invidiosa che il mio piano sia meglio. Verde di invidia. Meglio che nera di lividi. Dai, puoi fidarti di Gamora e quello che vuole fare, che stavo sicuramente ascoltando. Le affiderei la mia vita. Anch'io le affiderei la tua vita, non quella di Groot. Cattiveria! Ho molta più esperienza di voi a muovermi inosservata. E io ripeto che lo troveremo molto più facilmente col mio tracciante. Nome? Guardiani della Galassia. Mai sentiti nominare. Beh, vivete su una palla di fango in mezzo al nulla. Scusa, come? Vuol dire che succederà. Siamo celebri nel sistema di Kree. Che cosa c'è lì dentro? Un essere raro, ultimo della sua specie. E un bravo ragazzo. Sembra un cespuglio. È un albero. Un albero parlante strano. Va bene, passate. Prima che cambi idea. Certo, se alla regina non piace, in quella scatola ci finiranno i vostri resti. Grazie, agente. Buona giornata. Agente? Ma sì. Sarà dura uscirne se dovesse andare tutto a rotoli. Va benone, abbiamo il mostro perfetto e un ottimo piano. L'albero non è un mostro. Dovremmo vendere il ratto fuori mondo. Lady Elbender non sarà soddisfatta. Che c'è? Dovrei averne paura solo perché ha una possibilità. È solo uno stupido zoo. Non è uno zoo. È un razzo di esercito. Possibile che siano solo dei custodi con armi? Non ho mai visto un Wartos domato. Ma so come possono ridurre un uomo. Tranquilli. Se si mette male, basta tornare alla Milano. A meno che non abbia una flotta di navi Shi'ar. Sì, come se avesse una flotta intera per portare a spasso tutto lo zoo. Non toccare la nostra nave. Mi sbagliavo, non sono Shi'ar. Oh, dai. Perché abbiamo attraccato qui evitando l'inospitale superficie del pianeta? Bella domanda. La prossima volta guido io. Esatto. Ci serviva del tempo per perfezionare un piano a prova di scemo. Lady Elbender non è scema. Appena il mostro sparirà, penserà che siamo stati noi. Lo penserà, sì, ma non lo saprà. Non al punto di inseguirci per tutta la galassia, almeno. Ma state scherzando? Guardatevi intorno! Come farà Gamora a trovare Groot quando l'avremo venduto? Troverò chissà dov'è e mi limiterò ad ascoltare. Vuoi chiedere indicazioni? No, non le chiederò. Gamora sa il fatto suo. Troverà una mappa o qualcosa di simile. Sono l'ufficiale di rotta, no? Trova una rotta per levarti dai piedi. Prendo il mio tracciante e lo faccio evadere io. Un teschio di Dilaron. Quello è un trofeo inestimabile. Madonna, dai gusti raffinati. Buone notizie per noi. Forza, siamo una squadra, restiamo uniti. Tutti per uno, uno per tutti. Che espressione profonda. Te la sei appena inventata? Sì, giusto ora. Mi è venuta così, su due piedi. Seguitemi e ascoltate bene. Non avvicinatevi al trono di Lady Elbender. Se dovesse avvicinarsi lei, restate immobili. Niente movimenti improvvisi. Sono anni pulito davanti allo splendore della mia regina. Risparmi le tue vuote insicurezze. Perdono, mia regina. Non intendevo offendere. Lo so cosa intendi. Non prendermi per una sciocca. Non sei il primo ad affermare di avere catturato un Tarantar. Dubitate della sua autenticità? Se è davvero ciò che sostieni che sia, dimostramelo. Oppure, preparati a pagare le conseguenze della tua sciocca ciarlataneria. Posso assicurarvi, mia signora? Liberalo subito. Va tutto bene.
qui. Fate entrare il prossimo e trasferite 10.000 unità ai familiari di quest'ultimo. Parla. Saluti, sono Star-Lord. Drax il distruttore. La rovina del titano pazzo in carne e ossa. E quale carne? La tua presenza mi onora. Sei molto più piccola di quanto mi aspettassi. Oh! E cosa ti aspettavi dunque? Forse posso fare qualcosa al riguardo? Ah, improbabile. Lo vedremo, distruttore. Suo essere piuttosto convincente. Peter Quill. Sospetto che stia flirtando con me. Tu sta al gioco. Falle dei complimenti. Ce la puoi fare? È la scelta migliore. Sei un pessimo negoziatore. Lady Elbender, date le dimensioni della tua arma, deduco che tu sia un'eccellente guerriera. Magari in futuro potrei darti una dimostrazione. Rappresenteresti un avversario accettabile. Dimmi, distruttore, cosa ti porta su Second Earth 9? Peter Quill, mostra la creatura. Un Flora Colossus. Ero convinta che la tua specie ormai fosse estinta. Qual è il prezzo, distruttore? 20.000 unità. 20.000 unità? Non è così mostruoso come quella raccapricciante bestiola, ma è un abile guerriero e possiede facoltà rigenerative. Inoltre, è l'ultimo della sua specie. 20.000 unità sono un compenso più che equo. No. No? Che vuol dire no? Vuol dire... Rocket, lascia fare a Drax. Dimmi il tuo prezzo, allora. 15.000 unità. E tu resti qui. Che cosa? Vuoi comprare Drax? Oh no, non comprare. Ma investire. Ho bisogno di un guerriero come te al mio fianco. Purtroppo non sono disponibile. Peccato. Ci saremmo potuti divertire così tanto insieme. 12.000 per il Flora Colossus, allora. 12.000 non è assolutamente... Non è assolutamente male per un Flora... coso. Andata! 12.000 unità, perfetto. I cicloni di Sekhnarf sono molto affamati. Passerete la notte tra i miei Hellraiser e farete baldoria insieme a noi. Sì, bella idea, grazie.
dovevate aspettarmi fuori. Non arrivavi più. Stavo cercando di crearmi un alibi. Flirtavi con una guardiaccia segnarfiana. Che conferma che Groot è quasi di sicuro nel recinto degli ultimi arrivati. E dov'è di preciso? Non siamo arrivati a quel punto. Per fortuna che il piano è il mio. Il tracciante punta alla sala del trono di Lady Scheletrosa, quindi io vado là. C'è un piccolo problema. Se ci si mettono vanno giù di brutto. Sono pesantemente ebbri. Ma non meno pericolosi. Qualche bicchierino aiuta la mia abilità con la spada. Se qualcuno deve crepare per salvare Groot, e sia. Oh, oh, ehi! Non vogliamo una guerra contro una che vanta un esercito privato. Ma derubarla, sì. Saremo fuori di qui prima che se ne accorgano. Ma dobbiamo muoverci in silenzio. Drax! Sai cosa vuol dire silenzio? I morti non parlano, Peter Quill. Non ucciderlo! Non toccate nulla, non calpestate nulla e non rompete nulla. E non fate nulla di stupido. Se ci beccassero, sarebbe finita per Groot. E per... La signora sa come organizzare una festa, glielo concedo. Era così anche con i Ravager. Yondu lavorava sodo e si divertiva sodo. Quando lo faceva Thanos, invece, qualcuno ci restava. È una gara di pessime figure paterne. A me hanno regalato un collare elettrificato una volta. Quando ce ne andiamo, me la organizzo io una vera festa. Ah, io assemblerò copricapi festivi degni di tale occasione. La stanza del trono è laggiù, quindi dobbiamo, ecco, insomma... solcare l'abisso con un balzo, in silenzio. Lo ammetto. Non pensavo a questo quando mi hai venduto quella storia degli eroi a noleggio. Magari il Bender ti offre un lavoro. Non sembrava affatto interessata a me. Ha ragione, dovevamo vendere Drax. La prossima volta che siamo al verde vendiamo un appuntamento con Drax. I Catatiani non si appuntamentano. Compiamo imprese virili per essere giudicati degni. È così che hai conosciuto tua moglie? Ovette era la migliore guerriera del villaggio. Le sue grazie erano le più ricercate in assoluto. Sembra la mia donna ideale. Eccolo, di fronte a noi, dopo quelle mezze calzette. Sicuro che quel tracciante sia affidabile? Fidati, si è già ripagato da solo. Oh, questo l'hai pagato? Mi fido di quell'arnese. Ricordi quella volta su Ansara? Non la ricordo affatto. Tu non c'eri, Bicipiti. Quill si è fatto beccare a rubare uova da un posto su Sakaar. Perché non sono stupita? L'ho trovato con l'arnese, nascosto in un'incubatrice di Spike. Non ero nascosto. Sì, invece. Ammettilo. Vai con la magia, Rocket. Non è magia. Dico solo di fidarti, Muoberi. La mia roba ha costruito i martelli, aprirà questa porta e troverà Groot. Vergogna che i servi di Lady Elbender siano così inclini all'impresa. Bravo, posso. Le due opzioni sono uguali. Ok, il tracciante dice... il brutto rottato. Sapevo che non avrebbe funzionato. Allora, li abbiamo visti portare Groot sull'ascensore, no? Dobbiamo solo trovare i comandi. Lady come si chiama? Li avrà messi sulla sua sedia lì sopra. Noi siamo qua giù. Elbender aveva una specie di scala semovente. Deve esserci un modo per attivarla dal piano terra. Il tracciante è a posto ora? Te l'ho detto, non è rotto. Non mi piace che tutto il piano dipenda da quell'affare. Drax, pensi di poterla sollevare? Facilmente, ma che cosa vuoi che ne faccia? Ci sto pensando. Forse dentro c'è un pannello di controllo da hackerare. È possibile. Ok, Drax, prova a spostare quei detriti. Arrivo! Vediamo che si nasconde qua dietro. Forse Lady Elbender manovra l'ascensore con la mente. Dici che potevi fare ancora più rumore di così? Certo, ma non me l'hai chiesto. Ok, sto inviando i progetti al tuo visore. Segui i cavi e dimmi quali giunzioni devo scambiare. Ops! Deve essere paesaggi sonori di Seknarf volume 2. Credo siano versi d'accoppiamento di mostri. Ok, mi piace già di meno.
Questa qui. Fatto. Questa. Oh, qui. Sì. Ok, qui. Rocket, ha funzionato. Per metà. Non c'è ancora abbastanza energia per chiudere il circuito. Deve esserci un altro nodo. Ok. Ok, questo va qui e quello va... Au! Tutto bene? Sì, sì. Tu continua a pensare a quelle giunzioni. Penso tu abbia solo attivato le luci d'atmosfera di Lady Anne. Assurdo, l'atmosfera è commisurata all'intensità delle tempeste. Will, la smetti di farmi accendere le cose sbagliate? Questa qui. Fatto. Questa. Chiudi cosa? Razzo! Abbiamo compagnia! Ora è permesso uccidere, Mr. Quill! Adesso sì! Fateli fuori! La maschera magica ha un guasto, Peter Quill! Seguire le indicazioni non è esattamente il suo forte! Spero tanto che non li vengano a cercare! Io me li dimentico di sicuro! Beh, non è stato l'ideale! Ehi, no testimoni, no problemi! Magari Hellbender non se ne accorge. Siamo certi che esista davvero un ascensore? Certo che siamo certi, Groot ci è salito sopra. Che razzo è stato? Un errorino, niente di che. Per quanto ne sappiamo, potresti aver riconfigurato l'intera fortezza. Avrò fatto saltare fuori un armadio letto. Ecco, tienila così, adesso posso raggiungere il trono. Meglio che quel pannello serva a qualcosa, perché ho finito la roba con cui smanettare. Certo che serve. Visto? Perfetto! È l'ascensore sbagliato. Cosa? È vero, Groot è sceso dall'altra parte. Beh, è l'unico che abbiamo, dolcezza. Evviva, ci siamo quasi. Devo dirlo, sta andando tutto liscio. È stato decisamente meno che liscio. Ok, sì, c'è stato quell'intoppo, ma almeno nessuno ha dato l'allarme. E quello per te era un intoppo? D'ora in poi sarà una passeggiata. Ma che... brutto rottame! Che tempismo! Ma no, c'è qualcosa che non va! Shh! Occhio! Altre guardie! Me ne terrei alla larga, Peter Quill! Forza, razza di rottame! Razzo! Shh! Avete anche voi un brutto presentimento? Rocket, va piano! Mollami, Quill! Il tracciante si è spento! Hai detto che ci siamo! Sono certo che sta bene! Che razzo ne sai tu? Groot! Beh, poteva andare meglio. Peggio. Almeno non ha svegliato nessuno. Il ratto ha piccoli piedi imbottiti. Pensate che gran mal di testa quando si sveglieranno. Facciamo in modo di non essere qui quando succede. Aspettaci, razzo! Non ha aspettato.
Grazie, Drax. Perché non c'è neanche una ringhiera qui? Hanno chiamato l'architetto della Morte Nera. Tale installazione non mi è familiare. Forse è meglio dividerci. Oh, che razza di creature saranno che persino il Bender le tiene in gabbia? No, no, niente ragni, serpenti o strane cose tentacolari. Non ti piacevano le strane cose tentacolari? Oh, è un mostro di muco ricoperto di brufoli. Ah, quindi è un adolescente. Di essere tornati nel museo del collezionista. Almeno queste bestie sembrano belle. Rocket, l'abbiamo trovato! Per di qua! Groot! Calma, bello! Ti tiro subito fuori! Oh, ehi! Non trasformiamolo in un falò! State indietro! Sfonderò il perimetro! È troppo spesso! È troppo spesso! Ma dai! Ecco fatto! Come su Arago, Ciccio! Tra 3, 2... Quella strega ti ha spogliato fino alla corteccia. Sai, saremmo arrivati prima, ma a piedini di fata. Felice di rivederti, Groot. Ora ci serve una via d'uscita. Forse Groot sa dove andare. Ehi, aspetta, Ciccio. Che ti prende? Di qualcosa. Stai bene, Groot? Tace, quello. Ma che ho fatto? Sei tu che hai insistito per seguire questo piano. Ora la razzo di Regina dei Mostri lo ha... traumatizzato. Esatto. È così, Ciccio. Forse l'albero è stato stregato. Un po' come ha fatto con quel Tarakara. Ehi, Ciccio, forza, parlami. Che ti ha fatto quella cagna Batun? Groot. Oh, porca... Guardiani della galassia! Idioti, pensavate di potermi ingannare senza doverne pagare le conseguenze? Groot! Io sono Groot! E ora ditemi, chi di voi ha ritenuto opportuno affidare questo discutibile piano a un Flora Colossus? Lo chiamate amico, eppure ignorate la sua natura profonda. Non sapete forse che lui è... il peggior bugiardo della storia! Ve l'ho detto che non sa fingere di essere un mostro! Devo dargli credito. Ha mantenuto il segreto per quasi un'ora. Lady Elbender! Risolviamola con onore! Ci affronteremo in battaglia! Con onore? La tua offerta è senza senso, distruttore. Non c'è modo di sfuggire alla mia furia! Adesso si ragiona. Abitatore, divorali senza pietà! Ci sta passando la gelatina!
pagherete molto cara! Schiacciami! Questo sì che non posso accettare! Ce l'ho, Peter. Lasciami il pinale. La mia lama non si fermerà, assassino. Chiamami ancora così e ti uccido. Non sono un nemico, traditrice. Ragazzi, ragazzi, calma. Non litighiamo tra noi. Vinceremo insieme. Concentriamoci sul nemico davanti a noi. Stiamo calmi e condividiamo la vittoria. Ora chi è con me? Vendis! Dobbiamo abbattere il nemico un appendice alla volta! Ci sono! Mi serve solo l'occasione! Ora! Colpisci! Non sono cosa? No! Peter Quill! Lascia che li distrugga! È l'ora di Drax! Giunge la fine! Non nasconderti dietro il tuo mostro, Lady Hellbender! Sta cercando di curarsi! No! Basta così! Ora posso giocare con loro! Finisci! Ok! Non dimenticate quello grosso! E attenti alle sporgenze affuggite! Non me lo faccio ripetere! Ora, attacco! Forza, adesso sommergili! Sai, ho dei giocattoli che non vedo l'ora di usare! Il mio immenso potere sprecato! Distruggili, mia creatura! E adesso, Peter? Agli effetti, Logan! Bene, facciamo progressi! Sta finendo le braccia! Gamora, fagli effetti! Non hai alcuna speranza! I tuoi sforzi sono vani! Occhio alle altre gelatine! Sono di importanza secondaria! Non deve curarsi, Quill! Maledetti! Soverchiali, creatura! Avanti, polpo troppo cresciuto! La creatura non possiede 8 arti! E adesso, Peter Quill? Forza! Adesso sommergili! È l'occasione perfetta per me! Vai! Addosso! E adesso, Peter Quill! Sì! Pagherai per la tua insolenza! Maledetti! Drax! Spaccagli la... Pensaci tu, Gamora! Guardate come si fa! Chissà cos'altro! Pensiamo di fare qualcosa per fermarlo! Abitatore! Che cosa ti hanno fatto? Ora basta! Scatena una pioggia di fiamme! Queste cose sono calde e pesanti! Capita? No! Potremmo utilizzarle! Il problema si moltiplica, lo pare! Soverchiali, creatura! È da un po' che non faccio esplodere qualcosa! Questo qui! Lascia che li distrugga! Forza! Adesso sommergili! Non sono qui!
La fine si avvicina, Lady Albender! Non ti distrarre! Cambia di comandante! Come occhio alle bombe! Rispettiamo l'assistente! Sta per saltare in aria! E adesso che cosa credi di fare? Siamo salvi! Sono vivi! Portatemi Nasher! Ragazzi, sulle moto! Dobbiamo alzare i tacchi, è in fretta. Mettete tutti le cinture. È così che si guida. Non è il caso di festeggiare, abbiamo commesso un errore. E una bella valanga di soldi. Non si sfugge alla furia di Lady Albender. Questo lo vedremo. Ma che... ossa saranno mie, guardiani della galassia. Ci darà la caccia fino alla fine dell'universo. E chi se ne frega? Siamo fuggiti da quel sassetto con i soldi, no? Solamente dopo il tradimento dell'albero. Io sono Groot. Non parlo alberese, albero. Ehi, se hai un problema con Groot, hai un problema con me. Ehi, un problema alla volta. Lady Albender si vendicherà, ne sono certo. Le toccherà mettersi in fila, prima devo chiamare Corella. Prima paghiamo questa multa, meglio è. Sì, così poi possiamo tornare a fare i pezzenti. Che strano. Tu pensi solo ai soldi, roditore? No, penso spesso anche alle bombe. E all'alcol. Bombe fatte di alcol. Nicky. Sei tu. Sei davvero. C'è un problema di connessione. L'hai attorcigliato? Sì, non va. Nicky, sai dov'è tua madre? Ho bisogno di parlarle. Con me. Dentro di me. Quando sei partito, sono entrati nella zona di quarantena. Sono salita e... Provato a restringere la banda? Prima cosa che ho fatto è qualcos'altro. Non ti sento, Nick. Passami la mamma. Sapevo che era mio padre. Così tanta luce. Lei ha detto che è un miracolo. Temo sia successo qualcosa alla ragazzina. Sì, si chiama essere dei Nova Corps. Ce la fai ad aggiustarlo? Sì, non farti venire un colpo. Controllo la matrice. Posso farlo tornare. Devo solo...